Mi presento, sono il dottor Luciano Giacolano, sono biologo nutrizionista di Sorrento e presidente dell'Associazione Scientifica e Culturale SLAM Corsi e Formazione. Siamo qui per un convegno scientifico sugli organi interni, però prima di iniziare voglio porre i miei grandi e sentiti ringraziamenti all'amministrazione del Comune di Sorrento, in particolar modo al sindaco, l'avvocato Giuseppe Cuomo, e al vice sindaco Maria Teresa Gaglia, tutti quanti sempre molto sensibili per quanto riguarda le tematiche riguardanti la salute e il benessere dei cittadini. Lascio la parola al sindaco per i saluti alla cittadinanza. Buonasera a tutti, anche io sono qui per ringraziare Salvatore Colano e tutti i relatori che oggi ci arricchiranno di un argomento importante. Io penso che la salute usce un poco tutti, pertanto continuiamo questi appuntamenti dedicati alla formazione, alla conoscenza dei problemi che ci potrebbero attanagliare da un momento all'altro chiunque, qualsiasi famiglia. Grazie ai professionisti locali e ai professori che sono stati invitati, che dovremo conoscere meglio questo argomento che oggi affronteranno, in modo che anche le istituzioni possano fare la loro parte. Noi cerchiamo di collaborare, di mettere a disposizione la nostra struttura, i mezzi che teniamo a disposizione, speriamo ci saranno sicuramente altri appuntamenti con loro per rendere tutti i cittadini come affrontare le nostre difficoltà. Grazie a tutti e mi scuso se vi lascio perché ho altri impegni, ma ci sarà Maria Teresa che seguirà i lavori. A cui passo la parola per il suo saluto. Grazie Sindaco, vi do il benvenuto qui nella nostra sala consigliare, ma un benvenuto particolare va ai relatori che sono qui al tavolo e che tra poco ascolteremo. Un incontro importante, mi fa piacere di essere qui, stomaco e intestino in salute. Un convegno organizzato e promosso dall'Associazione SLAM, presieduta dal nostro amico il dottor Salvatore Colano, biologo nutrizionista. L'Associazione SLAM si prodiga per la divulgazione scientifica e anche per la prevenzione nel campo della salute. Io vi ringrazio di essere qui e chiudo perché dobbiamo ascoltare i relatori. Grazie a tutti. Grazie Sindaco, grazie Maria Teresa, siete sempre molto disponibili con noi di SLAM. Allora, vi voglio parlare della nostra associazione. Ha compiuto lo scorso 9 aprile 3 anni ed è il risultato di un'enorme passione per la scienza di 4 biologi nutrizionisti che vedete qui in foto. La dottoressa Michelina Petrassoli, una biologa nutrizionista di Caserta, il dottor Antonino Lamonica, un collega palermitano, la dottoressa Davina Castellano che vedete qui presente e il sottoscritto. Noi però sin dal primo momento sapevamo di non essere solo in 4 e in queste foto potete vedere il nostro primo evento che c'è stato al Conca Park, all'Hotel Conca Park qui a Sorrento e siamo orgogliosi proprio di dire che SLAM è nata qui. SLAM nasce per una migliore e maggiore divulgazione e formazione scientifica dei professionisti, vogliamo donare di nuovi strumenti di lavoro e contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale dei professionisti e favorire un confronto e una collaborazione tra colleghi
e tra diverse figure professionali. Con orgoglio possiamo affermare che ad oggi il bando risulta essere costituito da oltre 900 soci, tra cui biologi principalmente, ma anche medici e psicologi. Questo per noi è molto importante perché la maggior parte dei nostri corsi si basano proprio sull'approccio integrato, la sinergia e la comunicazione tra diverse figure professionali. E il nostro sogno, che sta sempre diventando più realtà, è quello di vedere medici, biologi, fisioterapisti, psicologi, tutti gli altri professionisti della salute collaborare con un solo e unico scopo, che è il mantenimento, il miglioramento, il raggiungimento del benessere globale dell'individuo, impiegando tutte le proprie specifiche conoscenze, capacità e preparazione, ma fermandosi, avendo l'umiltà di fermarsi di fronte ai propri limiti. Quindi nel momento in cui un professionista ha un limite di conoscenza, deve essere in grado, essere intelligente, di chiamare un altro professionista che ne sa di più. Per tale motivo, per questo scopo, abbiamo effettuato circa 28 corsi di formazione residenziale un po' in tutta Italia. Come città più a nord abbiamo raggiunto Bologna, più a sud la Sicilia, Messina, Catania e Palermo. E per raggiungere i colleghi più lontani abbiamo effettuato dei corsi in piattaforma Slam TV, che abbiamo istituito da un paio di anni. Per favorire questa sinergia tra diverse figure professionali abbiamo istituito poi 8 commissioni scientifico-tecniche, la commissione medicina e chirurgia di cui ne è responsabile il dottor Carlo Alfaro, la commissione nutrizione romana, ricerca clinica che è responsabile la dottoressa Barocco, ne siamo onorati, biosicurezza e ambiente, nutrizione integrata, psicologia, biologia dell'evoluzione umana e l'ultima sport, proprio per favorire un lavoro di squadra tra diverse figure professionali. Questi sono alcuni dei nostri corsi, come potete vedere siamo stati nel bellissimo Palazzo delle Aquile a Palermo, a Roma, nella Facoltà di Agraria dell'Università Federico II di Napoli, al Palazzo Caracciolo, qui in Sala Consiliare, a Messina, a Palermo, a Catania, eccetera. Poi molto spesso nel nostro gruppo Facebook, per favorire una maggiore comunicazione professionista, abbiamo delle dirette in cui è possibile chiedere ai professionisti delle curiosità. Come vedete da queste foto, il dottor Carlo Alfaro e la dottoressa Barocco sono sempre molto disponibili. I nostri corsi hanno trattato una serie di argomenti come le patologie gastrointestinali, il tema attuale dell'oncologia, l'approccio integrato in oncologia, dell'infertilità di coppia, abbiamo intervisto come interpretare per bene i dati di laboratorio, la nutrizione delle prime fasi della vita, gravidanza, allattamento dell'infanzia. Abbiamo effettuato un summit sulla nutrizione sportiva con i colleghi che lavorano per squadre in Serie A e Serie B e abbiamo trattato l'approccio integrato per quanto riguarda le patologie del fegato. Il tutto basato sempre sul metodo scientifico, su questo siamo molto, molto duri, molto spesso anche con i colleghi docenti, perché ci teniamo che la scienza non è un'opinione, non segue le mode e le correnti di pensiero. Quindi se abbiamo un pensiero personale ce lo teniamo per noi, ma dobbiamo andare sempre a controllare la letteratura scientifica. Proprio per questo motivo, qui in Sala Consiliare, 2 anni fa abbiamo effettuato un corso dal titolo Fatti e Miti, in cui abbiamo sfatato i falsi miti per quanto riguarda la nutrizione e la medicina. Oggi entriamo nel vivo del nostro convegno, il viaggio lungo il tratto gastrointestinale. Il sistema gastrointestinale è la struttura del corpo ad altissimo grado di specializzazione deputata alla nutrizione. La nutrizione e il viaggio durante il quale il cibo viene trasformato in energia delle nostre cellule, quindi da corpo inanimato diventa fonte di vita per il corpo. Questo consta di almeno 4 fasi: l'ingestione delle sostanze nutritive, la digestione, ossia la riduzione di queste molecole più semplici, l'assorbimento e il trasferimento di queste molecole dell'apparato circolatore linfatico e l'escrezione di sostanze di rifiuto. Quindi si tratta di un vero e proprio viaggio dal cibo alle cellule. Il sistema gastrointestinale si presenta in questo modo: è costituito da organi chiave principali, quali bocca, faringe, esofago, stomaco, intestino tenue e intestino grasso, e le ghiandole annesse principali, come ghiandole salivari, fegato, cistifellea e pancreas. La digestione inizia già in bocca. In bocca è la prima composizione chimica con cui vengono a contatto gli alimenti e la saliva. La saliva è costituita dal 99,5% d'acqua, dalla ptialina, che è un'alfa amilasi, un enzima
che inizia a digerire i carboidrati, da componenti organici come cloruri e carbonati, mucina che ci protegge da particolari shock, proteasi di base e peptidasi che iniziano in piccola parte la digestione di proteine e grassi, e risorgiva che è una proteina d'azione antibatterica. In bocca viene anche il fenomeno della masticazione. Uno studio datato 2011 ha messo proprio in relazione la masticazione lenta con l'intro del cibo ed è stato visto che mangiare più lentamente permette di ingerire di meno cibo. In particolare sono stati analizzati due ormoni: la ghrelina, che è un ormone sintetizzato dallo stomaco che stimola l'appetito, ed è stato visto che questo si riduce in rapporto agli altri masticatori, e la colecistatinina, che è l'ormone secreto dal duodeno, che trasmette il senso di sazietà. Si è visto che questo aumenta in rapporto agli altri masticatori, quindi noi più mastichiamo meno ci tutto prima all'interno del nostro organismo, e quindi potremo prevenire le patologie dovute all'eccesso di peso e all'obesità. Però il ruolo principale del sistema gastrointestinale deve essere prima di tutto quello di favorire una buona digestione, non ci dobbiamo sentire troppo appesantiti, favorire un maggiore assorbimento dei nutrienti essenziali che servono all'organismo e favorire un minore assorbimento di zuccheri e grassi in eccesso. Questo, detto questo, proprio perché quando si inizia una dieta si pensa troppo al calcolo delle calorie, cioè un calcolo spasmodico delle calorie, e quindi dobbiamo dire no alle calorie ma sì alle combinazioni alimentari, perché noi abbiamo una fortuna, la nostra fortuna è quella che il nostro organismo non assorbe tutto quello che mangiamo. Le molecole piccole, come sempre gli zuccheri semplici, vengono riversate più facilmente nel sangue e quindi ci fanno ingrassare e aumentare di peso. Invece le molecole grandi, di cui non abbiamo i recettori, oppure non sono in grado di passare dal grano apicale basolaterale al livello dell'intestino, si raggiungeranno l'intestino grasso e verranno espulse con le feci. Quindi è molto importante la giusta combinazione tra gli elementi, in modo che le molecole grandi leghino le molecole piccole e queste vengono eliminate nelle feci. Un esempio può essere questo piatto che vedete di spaghetti con i peperoncini verdi. I peperoncini verdi sono un alimento molto ricco di fibre. Le fibre possono legare gli zuccheri della pasta e quindi promuoverne un'eliminazione nelle feci. E quindi non avremo un picco glicemico in seguito all'alimentazione. Dunque il calcolo delle calorie è del tutto inutile in questo caso. Anche la pasta al dente gioca un ruolo molto importante in questo senso e anche nel trofismo del nostro intestino. Da una parte la pasta al dente aumenta gli altri masticatori e quindi ci induce un senso di sazietà, ci fa sentire più sazi, dall'altra parte non permette il processo di gelatinizzazione dell'amido in acqua, ossia non si ha la digestione da parte degli enzimi digestivi, non avremo l'assorbimento completo della pasta e i risultati saranno meno zuccheri nel sangue e abbassamento della glicemia. Molto spesso nelle patologie del tratto gastrointestinale si consigliano i carboidrati la sera perché sono digeriti meglio rispetto delle proteine, soprattutto per patologie dello stomaco e del tratto iniziale dell'intestino. E per questo dobbiamo sfatare un falso mito, quello che i carboidrati a cena devono essere evitati e aboliti. Due importanti riviste scientifiche nel 2011 e nel 2012 sono state d'accordo nell'affermare quanto segue: che il calo di peso, la perdita di grasso viscerale, i valori emici, il senso di fame o sazietà, tutto migliora quanto di più se al cena sono presenti i carboidrati complessi piuttosto che evitandoli. Inoltre, i carboidrati, promuovendo l'aumento di insulina, facilitano il passaggio del triptofano, che è un precursore di un neurotrasmettitore cerebrale che è la serotonina, che ci permette di addormentarci più facilmente e di rilassarci la sera. Anche la temperatura dei carboidrati gioca un ruolo molto importante. Ora siamo quasi in estate, sperando che arrivi prima o poi, siamo soliti mangiare patate lesse lasciate raffreddare, oppure un salato di riso, una pasta fredda. In questo caso l'amido contenuto in questi alimenti, l'amilosio, una molecola dell'amido contenuto in questi alimenti, viene convertito in amido retrogradato. L'amido retrogradato è una molecola che non viene assorbita a livello intestinale e quindi la elimineremo nelle feci e avremo una minore risposta glicemica e insulinica. Inoltre, l'amido retrogradato diventa un nutriente per la nostra flora microbica intestinale e quindi è ottima anche come fibra prebiotica e per favorire un effetto benefico sull'intestino.
Anche il pane tostato, oppure il pane di giorno prima, il pane raffermo, porta alla formazione di questa molecola che è l'amido retrogradato, che è anche molto più digeribile rispetto al pane integrale. Però l'Istituto Mondiale della Sanità ha detto che bisogna fare attenzione alla cottura, alla tostatura del pane e della pizza, e questi qua sono delle schede di colori accettabili, in cui il colore centrale è quello più accettabile, altrimenti il colore, quello lì superiore soprattutto, in seguito alla reazione di immediati si ha la formazione di un contaminante tossico che è l'acrilamide, quindi bisogna fare attenzione anche al colore della tostatura del pane. Questo è un ormone che ho particolarmente a cuore e che ho studiato tanto, che è la leptina. Non so se ne avete mai sentito parlare. La leptina è un ormone proteico secreto dal nostro tessuto adiposo, dal nostro grasso, che presenta i recettori a livello del cervello, a livello ipotalamico, e il risultato sarà l'inibizione della sensazione di fame e l'attivazione della ipotalamica, ossia della degradazione del grasso. Il risultato sarà la diminuzione del peso corporeo e della massa grassa. Questo sarebbe troppo bello negli obesi, perché noi abbiamo tanto tessuto adiposo, però abbiamo bassa risposta recettore a livello del cervello, quindi questo meccanismo è alterato. Ho detto questo per introdurre questo studio del 2016 che mette in relazione l'obesità, la leptina e la gastrite, perché è stato visto che i recettori si riducono a livello cerebrale ma vengono ad aumentare a livello dello stomaco, e quindi le persone che hanno sovrappeso o obesità sono più tendenti ad avere gastrite e problemi allo stomaco. La leptina è un ormone molto interessante poiché entra in gioco anche nella fase di mantenimento. Nel momento in cui noi perdiamo peso, dobbiamo mantenere lo stesso peso corporeo per almeno 6 mesi, un anno, per non riprenderlo più facilmente, perché ci deve essere un riequilibrio recettore ligando a livello cerebrale per il ripristino del ruolo fisiologico della leptina. In questo modo la leptina brucerà grasso più facilmente e non ci permetterà di riprendere peso. Noi siamo qui anche per dire stop alle fake news, ai test di intolleranza alimentari fuffa, perché riguardano l'intestino. Questi qua sono quelli più comuni, i test elettrodermici come il Vegatest, che si basa nel mantenere in mano l'apparecchio, e l'apparecchio decide se siamo intolleranti o meno all'alimento. Test di kinesiologia applicata, in cui si mastica l'alimento di cui siamo intolleranti, si stringe la mano dell'operatore. Se la stretta di mano ci piace, non siamo intolleranti, se non ci piace, siamo intolleranti. Poi c'è il test leucocitotossico o citotest, che si basa sulla reazione infiammatoria nei confronti degli alimenti, e poi c'è la ricerca di anticorpi IgG contro gli alimenti. Però se noi stiamo andando a ricercare una intolleranza, stiamo andando a ricercare qualcosa a livello intestinale, quindi a livello del sangue a noi non interessa, quindi non hanno alcuna validità scientifica. Gli unici due test validati scientificamente sono quelli per la celiachia è un'intolleranza permanente a una frazione proteica del glutine, che è la glutina. In seguito a diagnosi da parte del gastroenterologo di celiachia, bisogna eliminare gli alimenti contenenti glutine come frumento, farro, orzo, avena e canto, e devono essere sostituiti con cereali senza glutine, o sui cereali come mais, l'amaciclo, fino al miglio. E il testo ad alto grado di specificità, ne parlerà anche dopo il dottoressa Barocco, è la ricerca degli anticorpi antitransglutaminasi. L'altra intolleranza è l'intolleranza lattosio, che è dovuta al deficit dell'enzima lattasi, che è l'enzima in grado di tagliare il legame glicosidico tra il glucosio e il galattosio di una molecola di lattosio. In questo modo il lattosio non digerito giunge al colon, dove viene fermentato dai batteri con produzione di idrogeno e acidi grassi a catena corta, conferendo al feci libido di H acido. E uno dei test che viene utilizzato è proprio la ricerca dell'idrogeno mediante un PREP test del residuo. Noi però molto spesso siamo spesso noi a generare delle intolleranze alimentari. Lo diceva Darwin nel 1800.